molto significativo. Ho provato a cercare un po' in giro delle news per capire quali potrebbero essere le motivazioni dietro questo crollo e ne parliamo all'interno di questo video. Provo a farvi vedere subito quello che è un articolo di CNBC che è stato pubblicato proprio nelle ultime ore, dove appunto afferma che i prezzi di Bitcoin, così come tutto il comparto, scendono in modo brusco. E sembrerebbe che l'unica motivazione che riesce a dare, in questo caso CNBC, ma non soffermiamoci solo su CNBC, è quella relativa proprio alle varianti Omicron, che sembrerebbero essere arrivate oramai in oltre 30 stati. Vedete proprio l'articolo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità venerdì ha dichiarato che la variante Omicron di Covid è stata rilevata in 38 paesi rispetto ai 23 di 2 giorni fa. Ovviamente in questo caso la preoccupazione aumenta anche perché affermano che la velocità di espansione e diffusione di questo virus è molto significativa. Però non ci soffermiamo solo su questo articolo, andiamo a vedere cosa sta accadendo in tutto il mercato cripto negli ultimi minuti, ma anche nelle ultime ore di contrattazione. Guardate su CoinMarketCap come in questo caso il forte sell-off interessa quasi tutto il comparto delle monete virtuali. Bitcoin in questo momento perde nelle ultime 24 ore oltre i 17 punti percentuali, intorno ai 46.000 dollari. Ethereum in questo caso meno 15%, Solana meno 19%, Cardano meno 18%, Ripple meno 20%, Polkadot meno 22% e così via. Ho trovato un articolo che potrebbe essere interessante, che collega, al di là del concetto Omicron e della variante Omicron, che comunque in questo caso è inevitabile, spaventa i mercati come accadde nel marzo del 2020. L'articolo che ho trovato più interessante rispetto a CNBC in questo caso è proprio quello di criptovaluta.it. Andiamola a vedere assieme. Notte da incubo, dopo una notte, ribassi già importanti, si sono innescate delle vendite molto importanti che hanno liquidato posizioni nel giro di un'ora, superiori a 1,35 miliardi di dollari, sia sul Bitcoin che sulle principali valute. Provano ad affermare, a trovare, ad imputare, ovviamente, questo crollo ad una dinamica molto importante, la paura che torna su Evergrande. Infatti sono stati pubblicati nelle ultime ore degli articoli proprio inerenti ad Evergrande, dove affermano che in qualche modo sembrerebbe di aver indicato la società ha la propria difficoltà a far fronte ai propri debiti. Si tratta di debiti nel breve termine. Vedete poi cosa dice anche criptovaluta.it. Proprio poco prima del grande crollo è arrivata questa news riguardo appunto l'impossibilità di Evergrande di far fronte ai propri debiti e quindi la probabilità che Evergrande potrebbe essere sul punto di non ritorno. Tutto ciò ovviamente ha innescato in questo caso un forte sell-off del Bitcoin, che da area 53.750 addirittura ha avuto una sorta di gap down intorno ai 47.050 sul prezzo. Fate attenzione, io ho provato a tracciare sul grafico 2 livelli statici interessanti, la prima in area 47.750, la seconda in area 43.050. Inoltre vi voglio rimandare ad un video molto importante che avevo realizzato proprio il 20 di ottobre, dove vi ho mostrato un pattern che ho individuato io personalmente, che era molto molto curioso sul grafico settimanale e ci dava sempre dei segnali short al verificarsi di determinate condizioni. Vi rimando a questo video, vi lascio il link in descrizione così potete rivederlo e poi mi fate sapere cosa ne pensate. Quando arrivano dei crolli importanti, essendo stati abituati a delle salite significative nel medio e lungo termine con mercati bull, mercati sempre in salita, ovviamente arrivano i buy the dip. E voglio mostrarvi anche un tweet del presidente, vedete in questo caso di El Salvador, che ha annunciato proprio all'interno di Twitter di aver acquistato altri 150 bitcoin per le casse del suo paese, proprio sulla flessione al ribasso che si è verificata intorno a 48.670. Se avete trovato interessante questo video, ovviamente vi chiedo di cliccare like su YouTube. Se non siete iscritti al canale e trovate questi contenuti in qualche modo interessanti, iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati su tutte le nostre novità. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.